Angelo Ciocchetti in studio, ospite l'assessore ai servizi sociali del comune di Orte. Aspre critiche di Per Orte verso il Partito Democratico. Nuovo cimitero, prende forma la struttura che è già entrata in funzione. Ben trovati a tutti voi per questo nuovo numero di TG Magazine. Come abbiamo ascoltato nei titoli, oggi abbiamo in studio l'assessore ai servizi sociali di Orte, Angelo Ciocchetti. Ma prima di questo vediamo il servizio che abbiamo realizzato al cimitero di Orte, che si sta ampliando. I lavori sono partiti diverso tempo fa al cimitero di Orte. L'ampliamento previsto sta prendendo forma con nuovi loculi e nuove cappelle. Il cimitero soddisfa le molte richieste pervenute da cittadini che vogliono pensare anche a dove riposare con i propri familiari. La struttura che sta sorgendo prevede diverse tipologie, dalle cappelle ai semplici fornetti, con un'area destinata a chi desidera essere destinato nella nuda terra. I lavori, pur essendo ancora in corso, non hanno impedito alcune sepolture. Proprio per questo, sabato mattina il parroco Don Mauro Pace ha benedetto il nuovo cimitero. Sindaco, l'amministrazione comunale ha mantenuto il suo impegno, soddisfatto? Abbastanza. Abbiamo lavorato intensamente, però qualche risultato c'è, quindi siamo soddisfatti di quello che abbiamo realizzato. Ma non ci fermiamo qui, continuiamo comunque a lavorare. Purtroppo qui è un posto dove tutti dobbiamo arrivare prima o poi e quindi la richiesta è enorme. Quando sono previsti i lavori di completamento? I lavori di completamento andranno a lungo perché il progetto è un progetto molto ampio che dà un lungo respiro per tanti anni. Noi piano piano adesso stiamo andando avanti per lotti in base alle esigenze che ci sono state manifestate e per le quali abbiamo ricevuto la loro manifestazione di interesse. Andranno avanti la sinfonia delle cappelle che andrà a chiudere il muro di cinta e verranno fatti altri loculi a fornetto perché c'è richiesta, c'è necessità. Ecco, man mano che le necessità si presentano andiamo avanti per lotti e per stralci. Qual è il significato di questa benedizione? Vuol dire proprio che il corpo, che è stato anch'esso redento, riscattato dalla morte e sepoltura e resurrezione di Gesù, questo corpo che qui riposa, custodito, è chiamato anch'esso alla resurrezione. Questo è il senso della benedizione. Ha abbandonato la figlia di 18 mesi in casa ed è stata arrestata. È accaduto ad Orte Scalo mercoledì scorso. La piccola è rimasta in casa da sola per una notte. I vicini, sentendola piangere e urlare, hanno chiamato i carabinieri che si sono trovati di fronte ad una scena pietosa. Sporcizia ovunque, pannolini usati e dentro il box la bambina. Subito soccorsa è stata portata all'ospedale per gli accertamenti. Della madre si sa che si è allontanata da casa la sera prima. La piccola ora è affidata a una casa famiglia di Viterbo. Alla donna è stato subito tolto l'affidamento della figlia e dopo essere stata rintracciata è stata arrestata con l'accusa di abbandono e maltrattamento di minori. L'assessore alla cultura di Viterbo, Giuseppe Fraticelli, ha ricevuto presso il laboratorio di restauro stagiste francesi e spagnole che per una settimana soggiorneranno nella Tuscia per effettuare uno stage presso il laboratorio. Si tratta degli scambi culturali previsti nell'ambito del progetto Arco Latino, partecipato dalle province e dalle amministrazioni locali di 3 stati membri dell'Unione Europea, l'Italia, la Spagna e la Francia. Il nostro laboratorio, ha spiegato l'assessore Fraticelli, costituisce un riuscito modello di attuazione del decentramento nel campo dei beni culturali, sia nell'ambito della tutela che della valorizzazione del patrimonio. Ed ora diamo la linea al nostro direttore Gianni Di Felice, che ha in studio l'assessore Angelo Ciocchetti. Ed eccoci con il nostro ospite, l'assessore ai servizi sociali del Comune di Orte, Angelo Ciocchetti. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi. Allora Ciocchetti, sabato scorso abbiamo avuto ospiti il segretario del Partito Democratico Gaetano Buccella e il capogruppo in Consiglio Comunale Angelo Zeppa, che non hanno risparmiato accuse all'amministrazione comunale in merito all'ultimo consiglio dove il consigliere Zeppa per protesta è uscito dall'aula a causa della mancata discussione della famosa vicenda dei ticket della mensa e del bus scolastico. Degli aumenti avvenuti in questi due settori. Ecco, io volevo un commento da parte di Ciocchetti su questo fatto. Beh, io
devo registrare insomma questa spiacevole situazione per la quale il consigliere Zeppa ha fatto questa polemica, inalberandosi su una questione che il sindaco e tutti coloro che facevano parte della conferenza dei capigruppo avevano stabilito di non portare in consiglio. E in apertura dei lavori di un consiglio che sapevamo sarebbe stato lungo e impegnativo, tirare fuori questa bagarre, gettare subito questa bagarre, ci è sembrato un po' pretestuoso. L'atteggiamento del sindaco è stato, secondo me, non ostativo, quanto più che altro ha cercato di ribadire che, essendo quella una materia che poteva essere fatta come un'interrogazione alla fine del Consiglio, sarebbe stato dopo, insomma, è opportuno che potesse venire discussa alla fine e potessero iniziare i lavori regolarmente. Va detto che da un punto di vista politico, che immagino risponderà il capogruppo del Quadrifoglio, il mio collega e consigliere Sergio Pecerolo, e da un punto di vista invece del contenuto, io ho saputo appunto dalla scorsa edizione del vostro notiziario che questi spunti di riflessione sui ticket sia del trasporto che della mensa, insomma, sono stati elaborati e esacerbati con delle idee del Partito Democratico, che se queste sono le idee del Partito Democratico credo che non si vada da nessuna parte. Ti riferisci forse alla soluzione, cioè alla copertura che suggeriva il Partito Democratico questo aumento dei costi? Indubbiamente qui presso i vostri studi si sono già ripresi, perché sul testo che hanno inviato in consiglio non parlavano assolutamente del lato sociale di questa leva, che noi oggi mettiamo fondi sul trasporto e sulla mensa, li mettiamo proprio per quelle categorie di famiglie sociali che vanno con un reddito ISE da 0 a 5.000 pagano il 25% in meno, e da 0 a 5.000 pagano il 50% in meno, e da 5.000 a 10.000 euro di ISE pagano il 25% in meno. Ci sembra una leva importante da un punto di vista sociale. Dove reperire le coperture mi è sembrato effettivamente un po' irrispettoso sia del ruolo di professionisti tecnici che fanno progettisti di lavori che l'amministrazione reputa di dover far fare fuori, e poi ancora più paradossale, se posso dirlo, è quello di pensare di tagliare le esternalizzazioni quando sappiamo che magari ci sono dei contratti in essere, che non è che dal giorno alla sera un'amministrazione, un sindaco si sveglia e dice adesso faccio un taglio lineare del 10% sui contratti, perché tutte le ditte, le cooperative che hanno le convenzioni in essere ovviamente avrebbero da recriminare e polemizzare, e questo mi sembra poco rispettoso del lavoro di queste cooperative che operano sul territorio e che operano facendo lavorare tanta gente che si vedrebbe gioco forte decurtata anche gli stipendi, insomma. Ecco, poi magari ci ritorneremo più in là sull'aspetto politico ovvero e proprio di questo momento. Volevo farti però una domanda sui servizi sociali in genere, che non sono ovviamente, ne fanno parte lo scuolabus e la mensa, ma ovviamente il panorama è molto più ampio di quanto si pensi, addirittura di quanto si creda. Una panoramica generale sulla situazione dei servizi sociali, una fotografia attuale su quanto è oggi il Comune impegnato su questo tema, allora, che purtroppo è in crescita. È in crescita, è sicuramente in crescita. E mi riferisco ai disagi delle persone. Esattamente. Allora, sul discorso è sociale il discorso scuola, bus e mensa, ma credo che debba rispondere meglio di me, lo farà senz'altro l'assessore alla pubblica istruzione, che è Mauro Primiari. Da quello che riguarda invece il sociale in senso lato, colgo appunto l'occasione di dire come sono stato attaccato dal gruppo del PD, così mi sono accorto anche che il gruppo Perorte ha detto che i servizi sociali in questi ultimi anni sono stati pressoché assenti ad Orte. E mi sembra doveroso dire che da un punto di vista politico ci sta tutto, perché è il gioco delle parti e la politica vuole questo, specie quando si sta traghettando evidentemente una nuova tornata elettorale per l'amministrazione comunale. Però va pure detto che bisogna essere sinceri e che bisogna informarsi sul territorio. I servizi sociali sono a tutt'oggi, che se ne dica, la voce più cospicua di bilancio per quello che riguarda le spese correnti. E non è ovviamente in conto capitale. Le spese in conto corrente sono sicuramente le più esose per l'amministrazione pubblica, quindi per le tasche dei cittadini, sono quelle sui servizi sociali, che ne dica Picchiarelli, Zeppa o Buccello, chi che sia. Sappiate tutti che da un punto di vista sociale il Comune di Orte investe quello che più ha come ricchezza e quelle che sono le tasse che entrano con le risorse dei cittadini di Orte. Servizi sociali che
Se parliamo di tagli, io sfido questi personaggi a portare i tagli e i servizi che sono stati fatti in meno negli ultimi, io non mi metto a pensare ai primi 5 anni della prima consigliatura, penso ai 4 anni, 3 anni e mezzo passati di questa consigliatura, e sfido a trovare un servizio che sia stato tagliato, un servizio uno, perché noi continuiamo ad avere centri sociali attivi, e servizi all'handicap nelle scuole che sono il fiore all'occhiello di tutta la provincia, con gli ex provveditorati, si informassero su quante risorse noi mettiamo per l'handicap nelle scuole, il centro handicap di Urno che è ancora un centro in cui gli utenti non pagano una lira, per non parlare delle 80-90 mila euro che ci obbliga la regione per mettere per tutti i nostri cittadini assistiti, purtroppo per poca lungimiranza delle amministrazioni che ci hanno preceduto, in RSA che non sono locali e che quindi non portano neanche lavoro sul territorio, e noi ci auguriamo che l'RSA venga finita a Petignano proprio per questa cosa, perché molti cittadini che stanno inseriti in RSA lontani da Orte possano tornare anche più vicini ai propri parenti. Questo no, sono pensieri, sono programmi che noi abbiamo messo in campo e che sono ancora sotto gli occhi di tutti, e quindi siccome io credo e mi sembra, appunto lo ripeto, il gioco delle parti, quello di ragionare che la politica debba gettare fumo negli occhi dei cittadini per far capire che i servizi sociali sono stati tagliati, un servizio tagliato chiedo che venga esasperato e portato agli occhi della gente. Non c'è stato un servizio tagliato. Aggiungo di più, in questa fase di crisi, in questa fase di crisi se c'è un problema, c'è un problema di ordine lavorativo e c'è un problema di ordine economico. Le famiglie vengono al comune a chiedere sussidi per pagare una bolletta, per pagare i bimbi che vanno a mensa e per avere un posto di lavoro che purtroppo per motivi di forza maggiore hanno perso. Quelle sono problematiche sociali che noi come amministrazione cerchiamo di, sviluppando il territorio, lanciando le cooperative sul territorio, lanciando nuovi servizi nel turismo, nella cultura, cerchiamo di creare posti di lavoro, ma non c'è neanche di competenza, perché i centri per l'impiego dipendono dalla provincia. Chi ha fatto le critiche fino a pochi anni fa era assessore alla formazione in provincia, quindi credo che sia abbastanza specioso fare un discorso di questo genere non guardando alla complessità dei servizi sociali. E aggiungo e finisco, Gianni scusa se sto facendo un po' lunga, il comune di Orte non faceva e non ha fatto opere pubbliche di natura sociale come questa ultima mandata. Ci metto l'RSA, ma non è competenza né merito né demerito nostro, l'RSA è una struttura socioassistenziale della Regione Lazio perché la sta realizzando la ASL, ma le due strutture territorialmente sul territorio del comune di Orte, che sono la Sirurita a Petignano, opera che è già stato fatto il bando di gara, è già stato assegnato il lavoro alla ditta che ha vinto la gara e che verrà realizzata a Petignano di fianco alla scuola materna, e il dopo di noi, il centro che tutti quanti avrete visto che sono stati già installati i pali presso la zona degli impianti sportivi, che è una struttura veramente all'occhiello che per fortuna abbiamo iniziato a realizzare con la vendita di quei beni immobiliari che erano dell'amministrazione comunale che vendemmo nella prima consigliatura. Queste due opere già da sole valgono, esatto, per una casa famiglia, queste due opere già da sole valgono il prezzo del biglietto, e se da un lato saranno una risposta ai bisogni sociali degli anziani, dei ragazzini che vanno all'asilo, dall'altro mi auguro saranno pure un volano per un po' di lavoro in ambito sociale. Ecco, quindi un impegno forte, da quanto abbiamo sentito, dell'amministrazione comunale sul sociale. Inevitabile però, io torno un po' su quell'argomento che è d'attualità, che si siano dovute aumentare un po' le tariffe. E questo è dipeso soltanto dalla diminuzione dei finanziamenti provenienti dallo Stato oppure da un aumento dei costi vivo che c'è stato? Allora, indubbiamente noi abbiamo sempre meno risorse. Io facevo un discorso con una mamma, non di nuovo per parlare di una cosa che non attiene precisamente al mio assessorato, però io facevo un discorso con la mamma, ma il discorso è estendibile a tanti settori che purtroppo languono perché proprio c'è una mancanza di fondi e noi ci sono stati tagliati, l'abbiamo detto anche in occasione dell'ultimo bilancio, 300.000 euro di punto in bianco dallo Stato, quindi noi abbiamo sempre meno risorse. Quale amministrazione non metterebbe più soldi sulle mense, non metterebbe più soldi sulla biblioteca, non metterebbe più soldi per tenere aperto tutti i giorni della settimana un archivio storico, per pagare una cooperativa che fa turismo ad Orte Sotterranea, per intenderci. Allora, questo è chiaro che se non lo possiamo fare non è perché siamo masochisti, se non lo facciamo è perché non ci sono risorse. Venite a farvi un controllo presso i bilanci, fatevi illustrare la cosa da chi meglio di me lo sa fare
cioè il vice sindaco Galli, e capirete che non ci sono risorse correnti per fare questa attività. Hai voglia a fare richieste di finanziamento alla regione e alla provincia quando poi anche questi enti giustamente languono oppure cadono nel torbido e magari, come è successo nel caso della regione Lazio, il consiglio regionale ha scelto male, malissimo, di togliere dei bandi con cui finanziavano gli enti locali e le associazioni con proprio il consiglio regionale, con dei bandi nei quali noi negli anni scorsi prendemmo pure dei soldi, hanno tolto d'amblè questi finanziamenti e poi guarda caso si fanno questi pranzi, cene a base d'ostrica. Però sembra, ecco, non voglio fare populismo becero, sembra stupido, però è chiaro che è una coperta troppo corta, che se viene tirata da parte nostra per opere importanti è ovvio che si scoprono magari situazioni sul sociale, sulla scuola, che possono essere meno coperte, però trovate un servizio tagliato e, prima non l'ho detto Gianni, trovate uno sperpero di questa amministrazione. Cioè io vorrei capire quale possa essere uno sperpero di questa amministrazione per il quale un consigliere opposizione venga e dice: hai fatto un festival troppo oneroso, allora forse quei soldi lì potevi metterli. Noi abbiamo fatto festival negli ultimi anni con 10.000 euro, penso che nemmeno la Sagra della Lenticchia di Poggio Bustone può costare così poco. Ecco, hai sfiorato un tema che mi introduce la domanda seguente. Hai parlato di magari una cooperativa che possa fare orte sotterranee. Entro nel tema della cultura, anche se non è il tuo assessorato, però ti sei occupato spesso come comunicazione, certo, anche di questo. Fortuna che c'è il volontariato che copre questo servizio. Un flash sulla comunicazione interessata nel tema della cultura. Beh, questo è un tema importantissimo perché è sempre sociale, perché se voi guardate le tante associazioni che si sono create per coprire vari ambiti, c'è l'Uni3 che ha riniziato la settimana scorsa la sua opera pregevole nei confronti delle persone della terza età per parlare di cultura, per leggere la Bibbia, per leggere la Divina Commedia, per parlare di ambiente o quant'altro. Così dall'ambito che più conosco e che più abbiamo spinto con l'amministrazione comunale, quello di Orte Sotterranea, c'è stata un'associazione di volontariato che è partita scherzando, prendendosi, diciamo, la gestione un'esperienza a perdere, perché probabilmente è un'esperienza a perdere, quando invece ci stiamo accorgendo che da un punto di vista dei finanziamenti forse c'è un'attenzione che il posto merita. Da un punto di vista di interesse generale ci sono i cittadini che vengono e che vogliono unirsi e fare volontariato, ma da un punto di vista anche di bigliettazione, voglia Dio, stiamo cominciando a vedere dei risultati di introiti che poi questi ragazzi oggi domani possono trasformare con un po' più di sano marketing, con un po' più di sana puntualità sulle cose, in qualche professione, arrotondamento della propria professione, rimborso spese per quello che viene fatto. Si parte così, perché Orte partiva da zero da questo punto di vista, e grazie all'opera meritevole dell'amministrazione di cui io sono onorato di far parte, stiamo cercando di tirar fuori quello che Orte non aveva, cioè un fiore all'occhiello generale che potesse portare e condurre gente a Orte. Il Duomo di Orvieto non c'è. Il mio augurio su questo è che questo sia un discorso trasversale e non entri in polemica, in politica su questo, perché credo che poi chi verrà dopo di voi segua questa strada, chiunque esso sia. Insomma, io mi auguro che questo argomento sia trasversale da parte di tutti e non si speculi su un argomento così importante per tutta la città, ovviamente. Dico questo di più, è un augurio personale. Tanti siti non sono neanche appannaggio dell'amministrazione, tanti siti sono stati messi a disposizione, per ultimo un privato cittadino famoso, le cronache, ci ha messo a disposizione tutta la necropoli di San Bernardino, e noi abbiamo rimesso tutto quello in fruizione da parte del turismo, e vedrete che il turismo lì ci andrà, e vedrete che il turismo vorrà vedere i sotterranei di Santa Croce come vorrà vedere i sotterranei della chiesa di San Francesco, cioè Sant'Angelo, che non sono del comune ma sono delle confraternite. Cioè, mettere a sistema questo non è bravo Ciocchetti o brava Corradi o bravo il direttore del Lungo o bravo delle Radio Orte, bravi che tutti. Ci fa pubblicità, sono bravi tutti, e chi disperde questo patrimonio è un emerito stupido, per non dire di peggio. Ecco, una domanda sempre nell'ambito della comunicazione, che ovviamente è materia del tuo assessorato. C'è stato un viaggio poco tempo fa per un successivo gemellaggio, un flash, a che punto siamo? Siamo al 50% degli appuntamenti, e la cosa particolare di questo progetto che ci è stato finanziato, ricordiamoci, è il primo progetto, perché poi su questo pure la chiusura di tutte le amministrazioni che ci sono state prima di noi, non c'è stato mai un progetto finanziato direttamente dalla Comunità Europea. L'Unione Europea ci ha finanziato un gemellaggio che oggi sembra cosa stupida, ma guarda caso pure quello è sociale, perché
porta l'associazionismo di Orta a confrontarsi con l'associazionismo di Italion, che è il nostro comune finanziato dall'Unione Europea senza costi, anzi chi va, per questo è stata una mia scelta, chi va si paga il biglietto, perché sennò poi sai le polemiche per dire oh questi hanno fatto i viaggi con i fondi dell'Unione Europea, chi va si paga il biglietto, poi sta lì ovviamente è ospitato dal comune che ospita, e c'è una bellissima sensazione, mi avevate fatto anche una bellissima telefonica da Cipro, c'è una bellissima sensazione perché si sta capendo a livello europeo come anche il volontariato, come le buone prassi del volontariato nello sport, nell'educazione all'infanzia, nell'handicap, nella cultura, perché noi su Orte punteremo a settembre 2013 ovviamente sulla cultura per vari motivi, e c'è tutto questo riconoscimento e c'è tutto questo scambio di buone prassi tra tutti i cittadini della comunità europea. Questo non l'abbiamo capito. Se l'Italia va male è perché dalla comunità 100 e dall'Unione Europea riprende solo 50. Quindi noi siamo addirittura dei donatori nei confronti dei finanziatori nei confronti dell'Unione Europea, e tutti questi bandi che ci passano sopra la testa e non vede mai nessuno, siamo stati molto bravi a coglierli e saremo ancora più bravi se li coglieremo ancora di più sul versante dell'archeologia, sul versante delle lingue. Ci sono veramente dei settori che vanno fortemente sospinti dal pubblico, cioè dall'ente pubblico, ma che in realtà andrebbero anche portati avanti dall'associazionismo, dal volontariato, da situazioni sulla comunicazione come brillantemente potrebbe essere Teleorte. Quindi abbiamo un altro meeting a maggio-giugno in Polonia e finiremo nel 2013 a settembre con l'edizione di Sant'Egidio, e finiremo questo progetto che è stato finanziato con 138.000 euro dall'Unione Europea. E sono fondi che noi cercheremo anche di mettere a sistema per il volontariato di Orte, questo è chiaro. Chiudiamo con un'ultima domanda, l'aspetto politico attuale del nostro territorio, un'impressione che ha Angelo Sciocchetti. E ti faccio questa domanda perché hai detto sempre sociale, questo è sociale, ma anche tutto quello che viene fatto come sociale alla fine è politica, e ci sono anche discussioni in questo senso. Assolutamente, io per esempio reputo assolutamente sbagliato l'atteggiamento che si sceglie laddove delle cooperative sociali nate sul territorio, e sappiate che stanno nascendo ulteriormente altre non volute dall'amministrazione, ma perché semplicemente è una forma di impresa e è stupido chi non approfitta e chi avrebbe la possibilità e non la sfrutta, delle cooperative sociali che nascono sul versante dell'aiuto alle persone con disabilità, sul versante della cultura, sul versante del turismo, sul versante dell'educazione all'infanzia. Cioè abbiamo tante soluzioni sul territorio perché la gente a Orte è cresciuta a livello di titoli di studio, di esperienze, di conoscenze, e è cresciuta, ne parlavamo prima, anche del fatto che Orte come luogo ha sul proprio territorio tante persone che hanno grandi qualità, che sono poco conosciute magari da noi cittadini del posto, indigeni, e che invece sono arrivati e che sono magari appunto provenienti da Roma, provenienti dall'estero, che possono portare dei contributi positivi in questo senso. E allora tutte queste cooperative, tutta questa attività, tutta questa buona volontà dei cittadini, secondo me, di Orte va sospinta. Noi come amministrazione con le risorse ce la facciamo poco, con la politica e con l'attenzione sicuramente di più. E dico questo per dire che effettivamente, l'ho detto dall'inizio, siamo entrati in campagna elettorale, Gianni, e capisco... Mi sembra un po' presto, però... Sì, però capisco che... Credo che il ruolo 2014 è un po' lontano, però io 2014, che il ruolo dell'opposizione sia questo, sia quello di stimolare, se lo fanno con buone idee siamo i primi a recepirle, non siamo, come dice Zeppa, ottusi o chiusi a buone suggestioni. Se le suggestioni sono ridicole, probabilmente no. E la politica è fatta così, c'è chi attacca i politici, c'è chi li attacca direttamente. Io ho subito un altro attacco sul fatto che vivo in buona quota parte di politica, e non lo nascondo, ma l'ho subito da chi viveva di politica per 5 anni con tanto di autista al seguito come amministratore in provincia. Quindi voglio dire, su questo credo che il gioco delle parti, se vogliamo scendere a cotanta stupidità, scendiamoci. Io sono il primo a buttarmi senza problemi nella partita, anche se preferirei, per il bene di Orte, di parlare di cose un po' più pratiche, e parlerei appunto dello sviluppo del nostro territorio, delle opportunità
opportunità di crescita del nostro territorio, cercando di non gettare fumo negli occhi dei cittadini solo perché tu dici manca tanto, però a stretto giro si traghettano delle elezioni amministrative, uno manca poco, vuole parlarne, insomma, e vuole creare un po' di bene, grazie bagarre. Allora ad Angelo Socchetti di essere stato qui con grazie noi. Grazie a voi, grazie. Allora torna a Francesca Maccaglia. Con l'arrivo dell'inverno torna l'obbligo delle catene a bordo o di pneumatici invernali su numerose strade provinciali del Viterbese. L'ordinanza emessa dal settore viabilità della provincia di Viterbo avrà decorrenza a partire dal 15 novembre 2012 e resterà in vigore fino al 31 marzo 2013. Il provvedimento riguarderà buona parte delle strade provinciali. L'ordinanza, precisa l'assessore alla viabilità Santucci, avrà validità anche al di fuori del periodo previsto in concomitanza di precipitazioni a carattere nevoso. È stato presentato a Viterbo il primo dei due bus ibridi ideati nell'ambito del progetto europeo Etruscan, coordinato dalla provincia di Viterbo in collaborazione con l'Università della Tuscia. Il progetto è inoltre finanziato dallo strumento Life Più dell'Unione Europea. L'obiettivo è quello di ideare ed attuare soluzioni territoriali di mobilità anche extraurbana compatibili con l'ambiente. Il bus sarà messo a disposizione dell'università e sarà utilizzato come navetta per il trasporto degli studenti. I due bus saranno a disposizione dei turisti e dei visitatori delle aree provinciali durante i mesi estivi. La lista per Orte critica aspramente attraverso un manifesto il Partito Democratico. La lista per Orte critica con durezza il comportamento dei consiglieri del PD. E se verso il consigliere Calcagnini rimarca sempre il fatto che era assente, verso il capogruppo Zeppa c'è il forte dissenso per i comportamenti assunti nel Consiglio Comunale. Leggiamo i passi più salienti del manifesto. Dopo la decisione del PD Ortano di uscire da Perorte creando un gruppo consigliare autonomo, il suo capogruppo Zeppa sostiene che c'è stato un salto di qualità nell'opposizione al quadrifoglio. A smentita di questo riportiamo alcuni esempi tratti dagli ultimi tre consigli comunali. Sull'approvazione del piano Tassotti a Petignano, dopo aver votato contro insieme alla lista per Orte, motivandolo con l'eccessiva e anarchica cementificazione della zona e lo strano modo con cui l'interessato ne era venuto a conoscenza, stavolta il Partito Democratico vota a favore. Alla nostra successiva domanda, microfoni spenti del motivo, la risposta è stata che c'erano state pressioni dall'alto. Nomina revisore unico dei conti. Dopo due consigli comunali, ore di discussione, comunicati e manifesti, quando la maggioranza decide di nominare il suo prescelto, quello con il curriculum peggiore senza titoli tra i 9 candidati, il capogruppo Zeppa, invece di dare seguito ai ragionamenti su meritocrazia e trasparenza, si alza e non partecipa alla votazione. Calcagnini era assente. Raddoppio delle tariffe scuola bus e mensa scolastica. A giugno, durante la discussione sul bilancio nel Consiglio Comunale, l'unico a contestare l'iniqua decisione era stato un consigliere del gruppo Perorte, sostenendo che era sufficiente questo per giustificare il voto contrario. Poi è partita la contestazione popolare, 3 mesi dopo Zeppa inizia a occuparsi del caso, con Calcagnini sempre assente, polemizzando a colpi di procedura con la maggioranza perché gli impedisce di discutere un suo ordine del giorno sull'argomento. Poi, sui dubbi e sulle procedure e i dettagli economici della proposta, gli abbiamo espresso subito la nostra disponibilità a seguire un percorso comune, ad esempio firmare anche la richiesta di inserimento del punto nell'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale, concordando anche un immediato contatto. Il contatto a tutt'oggi non c'è stato. Forse si ritiene mediaticamente più vincente continuare la battaglia in orgogliosa solitudine, con lettere di protesta al segretario comunale e al prefetto. Presa d'atto finale sulla variante generale al piano regolatore. Unico a votare contro, motivandolo nel suo intervento, è stato il gruppo Perorte. Il centrodestra vota a favore per fedeltà al capogruppo precedente. Zeppa invece non interviene e non vota perché ha abbandonato l'aula, ma non esprimendo di fatto così la contrarietà del PD. Fino a ieri, solo a parlare di variante generale al piano regolatore, agli attivisti del Partito Democratico si gonfiavano gli occhi e le giugulari. Infine, sulla centrale biogas Piane di Terrabella, il manifesto della lista per Orte dice che il punto è inserito all'ordine del giorno al Consiglio Comunale su richiesta di Picchiarelli, ripreso da Borzillo e Zeppa nella conferenza dei capigruppo.
Zeppa rientra in aula per intervenire, mentre sempre è assente Calcagnini. Sono presenti numerosi cittadini. La maggioranza non accetta la proposta di documento comune che esprima dubbi e contrarietà presentata da Perorte. Si rimanda ad una specifica commissione aperta a tutti che si tiene 3 giorni dopo ed in cui dopo mezz'ora le minoranze restano rappresentate dai 2 consiglieri, uno di Perorte ed uno del centrodestra. Tutti i numerosi presenti, compresi i tecnici inviati e gli amministratori di maggioranza, concordano con il consigliere di Perorte che la centrale non porterà alcun vantaggio agli ortani, ma solo economici ai proprietari. Dopo questo manifesto vedremo cosa risponderà il Partito Democratico, ma è palese ormai che la rottura tra i 2 gruppi si sta allargando sempre di più. L'assessore provinciale all'ambiente Paolo Equitani ha dichiarato che è in fase di attivazione il servizio per la raccolta degli oli esausti su tutto il territorio provinciale attraverso la dislocazione di appositi raccoglitori nei comuni e la distribuzione dei recipienti alle famiglie con tanto di microchip di riconoscimento. Attraverso questo servizio, ha spiegato Equitani, l'olio usato per friggere o cucinare potrà essere recuperato evitando la dispersione nell'ambiente e consentendo la sua rigenerazione sotto forma di biocarburante. 120.000 euro di fondi propri inseriti in bilancio destinati dalla provincia di Viterbo all'anticipazione della cassa integrazione per i lavoratori della Tuscia. Questo è il contenuto di una delibera approvata giovedì scorso dalla Giunta Provinciale di Viterbo, con l'intento di intervenire attraverso un provvedimento concreto sugli effetti devastanti della situazione economico-finanziaria globale che ha forti ripercussioni anche sul territorio. Siamo convinti che in questo delicato momento congiunturale le istituzioni debbano mettere in campo tutte le risorse possibili per sostenere in ogni modo chi rischia di essere espulso dal mondo del lavoro, hanno detto il presidente Meroi e l'assessore Bianchini. Si è svolto sabato pomeriggio l'incontro promosso dal PD locale inerente alla questione della centrale biogas prevista ad Orte. La conferenza, tenuta dal professor Amendola, docente di energia ambientale e sostenibilità dell'Università di Roma Tor Vergata, è stata finalizzata a fornire informazioni utili alla comunità rispetto a un tema di così forte impatto. Ed ora ricordiamo un appuntamento di danza. L'associazione ANSPI di Orte Scalo, Fra Simone Battisti, ha organizzato una serata di danza per il 10 novembre 2012 alle ore 21 presso l'auditorium di Orte Scalo, alla quale parteciperanno varie scuole di danza. Ed è tutto per questo numero di TG Magazine. Grazie per l'ascolto. Arrivederci a sabato prossimo.